Buonasera a tutti e a tutte, ben arrivati allo Sherwood Festival. Questo è il primo dibattito che si tiene in questo nuovo spazio dello Sherwood Festival, Sherwood Book and Media, uno spazio che, nel quale ci sono l'espressione del mediattivismo e della comunicazione legata a Sherwood, Sherwood Photo Global Project, in collaborazione con tantissime associazioni. E è il primo di una serie di dibattiti che si terranno qua all'interno. Partiamo con un tema sicuramente centrale per noi. Parliamo di un tema che abbiamo in tante occasioni avuto il piacere di discutere, di analizzare, ma anche un tema che ci ha spinto a muoverci verso le rotte sia esterne di questa Europa, ma sia anche all'interno dei confini. Parliamo delle migrazioni. Questa sera vogliamo parlarne con i nostri ospiti, che ringrazio, veramente sono tanti, in un modo diverso. Vogliamo appunto raccontare le migrazioni, provare a raccontare quali sono stati poi i motivi che sono riusciti anche a costruire delle narrazioni positive attorno al tema delle immigrazioni. Tutti quanti noi siamo stati, grazie alla campagna Over the Fortress, che è partita dal progetto Melting Pot, lungo le rotte migratorie. E abbiamo visto con i nostri occhi, abbiamo raccolto testimonianze, abbiamo visto il dolore, ma al tempo stesso anche la caparbietà dei migranti. Siamo stati nelle isole greche, lungo la Balkan Route, abbiamo attraversato Idomeni, alcuni di noi si sono fermati per mesi, e quindi siamo stati in qualche modo degli attenti osservatori, dei protagonisti, ma abbiamo soprattutto cercato di narrare le storie dei migranti, ma abbiamo anche cercato poi di trasformare quello che era un sentimento comune di indignazione, ma anche un sentimento contrastante, no? In progettualità. Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro appunto che abbiamo fatto tutti quanti assieme all'interno di Over the Fortress. È un lavoro che tuttora stiamo facendo, perché altri attivisti sono in questo momento nel nord della Grecia, ma è stato anche come dire, un lavoro corale che moltissimi giornalisti, attraverso il racconto, attraverso l'immagine, attraverso la fotografia, moltissimi operatori della comunicazione sono riusciti a trasmettere. Questo incontro vuole un po' provare a ragionare attorno a questo tema: come oggi vengono raccontate le migrazioni, come è stato possibile in quest'ultimo anno anche riuscire a entrare nelle case dei cittadini europei, a fargli prendere parte a un processo che comunque nessuno di noi poteva rimanere impassibile, nessuno di noi poteva, come dire, spegnere la televisione o non leggere un articolo. C'era una necessità di prendere parte. Chiaramente questo è stato possibile grazie innanzitutto alla grande caparbietà dei migranti, ma è stato possibile anche attraverso le storie che tutti quanti siamo riusciti a raccontare, appunto attorno proprio al tema delle narrazioni.